Con una rete segnata da Favalli a 5 minuti dal termine, la Juventus ha vinto allo Stadio San Paolo e ha conservato la seconda posizione in classifica, mantenendo inalterato il distacco dalla capolista. Il Napoli, privo degli infortunati Sivori e Girardi e dello squalificato Panzanato, non ha retto alla distanza la migliore preparazione atletica dei bianconeri. L'assenza di Sivori, oltre a togliere la partita, uno dei suoi motivi più appassionanti, ha influito anche sul gioco dell'undici Patenopeo, che ha nell'argentino il suo primo attore e il regista del centrocampo. Terreno estremamente pesante, di conseguenza scivoloni e in definitiva assenza di calcio spettacolo. Il primo portiere a essere impegnato seriamente è stato Bandoni, applaudito anche in altre occasioni per i suoi interventi. Al sedicesimo Altafini è stafilato in rete sul passaggio di Orlando, ma l'arbitro ha spento gli entusiasmi annullando su segnalazione del guardialine per un fuorigioco di posizione di Canè. Alla mezz'ora ancora il Napoli all'attacco. Dai tre quarti di campo Emoli mette in azione Giuliano, lunga sgroppata della mezzala azzurra e passaggio ad Altafini. Intervento di Bercellino e palla ancora a Giuliano. Anzoli impara. Anche nel secondo tempo l'iniziativa è stata prevalentemente dei partenopei. Il gioco tuttavia è scaduto ulteriormente. La difesa juventina dal canto suo ha contenuto con sicurezza le puntate offensive dei padroni di casa. La pioggia e il campo già ridotto a pantano hanno reso ancora più difficili i tentativi degli attaccanti azzurri di aprirsi la strada verso la porta di Anzolin. La Juventus ha ripreso quote, particolarmente insidiose si sono rivelate le sue contromanovre di attacco. De Paoli al 29esimo su preciso passaggio di Bercellino impegna Bandoni. Due minuti dopo il portiere napoletano deve ancora intervenire su un altro insidioso tiro di Leoncini. Al 40esimo Favalli si è impossessato del pallone. Discesa rapida e senza difficoltà, tiro e gol. Negli ultimi minuti dell'incontro il Napoli è apparso sbandato e non ha saputo trovare la via del pareggio. Anzi, è ancora la Juventus che mette in pericolo la porta di Bandoni con una discesa di Menichelli e successivo tiro di Cinesigno fermato dal portiere azzurro.